Bentornati in un nuovo video, siamo qui con Barbara, che l'avete già conosciuta in diversi video, che è una mia amica e condivide con me la passione dei sottosella. Quindi abbiamo tutti e due un grossissimo problema, lo mettiamo qua davanti, però sì, è così. Come vedete dal titolo, siamo qui a fare un altro video haul per l'estate e abbiamo preso diverse cosine, soprattutto per i cavalli. Quindi non compriamo cose per noi stesse, ma prendiamo le cose per i cavalli. Sono andata un po' fuori di testa nel periodo della quarantena. Non avevo niente da fare e ho deciso di comprare un sacco di roba. Quindi vedrete probabilmente insieme a questo video altri spezzoni di roba che mi è arrivata durante la quarantena, così da fare un video unico, se no mi toccherebbe fare tutti dei pezzettini piccoli e sarebbe un po' un casino. Quindi partiamo con il primo ordine che abbiamo fatto insieme, sempre su Horse Health, quindi lo conoscete già questo sito, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Se non lo conoscete, non avete sentito parlare, potete andare a vedere questa playlist che vi metto qui con tutti gli altri haul dedicati appunto a questa marca. E parliamo di Lemieux, che è una marca inglese che praticamente è nata facendo questi set sottosella che sono tutti coordinati con le fasce, le cuffiette, tutto quanto. Poi ovviamente hanno espanso il loro brand facendo anche vestiti, facendo anche accessori, cose così, e hanno della roba molto di qualità, per cui vi consiglio di dare un'occhiata. La cosa che abbiamo preso durante la quarantena è questo set viola, fa vedere anche la Barbara. Allora, io l'ho preso in dressage, quindi squadrato, no? E lei invece l'ha preso la versione della sella d'assalto, quindi, esatto, quindi CC Contact. Questo colore è un colore che andava, non andava più in produzione, per cui durante la vendita di Pasqua l'avevano messo in sconto e quindi niente, l'abbiamo preso insieme. E io insieme a questa sottosella qua ho preso sia la cuffietta, che adesso provo a farvi vedere, idem. Quindi abbiamo preso tutto uguale, sarebbe da fare una foto tutte e due insieme. La cuffietta è fatta in questo modo, sempre solita cuffietta di Lemieux con il logo grigio e il cordino grigio, molto molto bellino questo colore, e il colore si chiama Lavender. Non so se quando vedete questo video ci sarà ancora, dubito, perché era già quasi sold out quando l'abbiamo preso noi, sì. Quindi è un colore che non ci sarà più, purtroppo, però potete andare a vedere gli altri colori che ci sono sul sito, perché col fatto che c'è stato anche il coronavirus stanno mettendo in saldo tantissime cose. Quindi secondo me, se avete tenuto da parte qualche soldo, questo è il momento in cui dovete comprare, perché se no andate avanti ovviamente dopo riprende il mercato normalmente e non ci saranno poi queste bazze. Io comunque ho deciso dopo questa ondata qua io non rivedo più niente dopo, fino al compleanno, perché se no non ci sto più dentro, è un macello per entrambe. Io comunque non so quando vedete questo video, però lo stiamo filmando a maggio, probabilmente lo vedrete anche già a giugno, però sappiate che è stato filmato a maggio. E quindi questa è la cuffietta, molto molto bellina e sempre ovviamente coordinata sottosella. L'altra cosa che abbiamo preso tutte e due sono le fasce, ok? Che sono le solite fasce di pile fatte così, con come si chiama questo coso? Con lo strap. Lo strap, brava, grigio, e con scritto Le Collection e le Mew qui. Ah, tra l'altro, vuoi dirlo tu questa cosa della ecopelle, che non è una cosa da tralasciare, sì. Che nei sottosella nuovi hanno messo adesso una cosa diversa rispetto a quelli vecchi. Adesso la Barbara vi dirà che cos'è. Perché te lo apro bene. Sì, esatto. No. Sono buona ad aprire e poi utilizzare le plastiche. Yeah. No, perché tutto. Questo lo puoi tenere. Aspetta che vado a prendere le forbici. Poi lo tagliamo. Allora, adesso faranno... Penso sì, tutti i modelli fanno adesso così. Adesso così, con questa parte in ecopelle, quindi molto più resistente rispetto all'altro che era in tessuto, dopo un po' si sfilacciava. Sì, esatto. È successo a lei, tante le cose, dopo si sfilacciano, ma anche a me. E quindi sì, è una protezione ottima, direi, adesso
poi semmai faremo un altro audio dicendo sì, come effettivamente se funziona andate, o meno, esatto. Secondo me funziona perché è comunque sì, molto più resistente, anche al tatto è molto più, diciamo, heavy duty. Quindi questo set appunto è stato il set di Lavender. Lei è stata più brava di me, cioè io veramente ho dato di matto. Sì, Liri si è lasciata un po' prendere la mano. E cioè io ho comprato, sempre dello stesso set, anche la t-shirt, che è ottima, dello stesso colore. Abbiamo notato solo aprendola, che tra l'altro è molto traspirante. Sì, esatto, una gran cosa. E comunque sì, materiale, credo sia sempre quello tecnico, elastico, eccetera. Mm-hmm. E ha sempre i dettagli grigi, quindi come sì, vedete sì, sì, cioè il grigio e il color lavanda viene sempre messo insieme. E poi io tra l'altro non ho mai preso vestiti dalle mie a parte i pantaloni, che non, di cui non ero rimasta proprio contentissima. Non lo so se l'avevo fatto in un haul o da qualche parte, però ve lo dirò anche nel video dei vestiti, che l'avrete sicuramente già visto a questo punto. Il motivo per cui i pantaloni della Lamy non mi sono piaciuti perché erano troppo corti, cioè io che sono alta 1,70 m ma arrivavano a metà polpaccia, quindi non è proprio il massimo, e quindi essendo troppo corti mi scendevano di continuo, per cui se siete basse va benissimo, ma se siete 1,72 m come me, no, proprio non dà fastidio, ecco, diciamo così. Per cui un po' da quella volta lì io ero un po' scettica a comprare la roba da vestire, perché c'ero un po' rimasta male, anche perché comunque i pantaloni non è che costavano poco, ecco. Nello stesso ordine io ho fatto un danno, perché come sapete la Miu ha sia la sezione del Luxury, che è questo che avete visto con il set lavanda, e sia la sezione Luar, che è invece la sezione in cui fanno i sottosella più con delle finiture più, diciamo, luxe e satinate. Sto aprendo il packaging e ho preso il French Rose. Il French Rose è bellissimo, uno dei nuovi colori dell'estate. Cioè ragazzi, bello, guardate questo colore, cioè vi prego, e quanto è bello. Sì, io lo amo. E ho detto, cacchio, ogni volta che voglio prendere i colori che escono per l'estate o per l'inverno, vanno sempre sold out, cioè io non riesco mai a comprarli. Allora ho detto, stavolta non me ne frega niente, non aspetto lo sconto. Questa forse sarà stata l'unica cosa, insieme all'altro, che non ho preso in sconto, che prenderò a prezzo pieno, perché è un colore che voglio avere e sicuramente insomma dopo un po' non lo faranno più. Quindi per essere sicura di avere il mio pezzo ho detto ok, lo prendo. E ha sempre la solita placchetta da questa parte. Non so se vi ricordate, ma nell'haul, quello che ho fatto a Natale, mi ero sbagliata la taglia del sottosella. Avevo comprato quello per pony, quello blu, quello azzurrino. Avevo comprato il pony. Questo invece mi sono assicurata di aver preso la taglia largo da cavallo. Se no, cioè ci sta lo stesso, la taglia pony, semplicemente è leggermente più corto e quindi insomma è meno visibile, ecco. E questo è il sottosella. Comunque sempre satinato, French Rose, il colore nuovo dell'estate. E l'altro colore che hanno fatto insieme a French Rose è Champagne, che è praticamente un beigeolino champagne, come dice il colore. Però questo è veramente bello. E insieme a questo, ovviamente, ho preso le fasce, come sempre. Adesso ve le tiro fuori. Le fasce hanno sempre la stessa qualità di quelle classiche, solamente che hanno qua la striscia di raso sempre, ok? E la placchetta di metallo, che per me è proprio classe, cioè fa proprio classe. E quindi niente, io amo le fasce di La Miu, si lavano bene, non si rompono, cioè straconsigliate per chi fa dressage e chi ama le fasce. Io metto praticamente anche solo le fasce. Anche io, però mi piacciono un sacco le fasce. Anche lei le uso ogni tanto, le fasce. So che è una gran rottura rimettersi a farle, però c'è... Cioè, cioè il look con le fasce è un'altra cosa, sì, posso dirlo, bello, cioè fine, proprio spacca di più. Delle due sto più 10 minuti in più a rotolarle, ma le metto. Quindi queste sono le fasce sue abbinate, ve le faccio vedere, comunque sono esattamente lo stesso colore, vedete? E non potete sbagliare. E
Poi niente, vado avanti io perché ho fatto danni io alla fine. Cosa è successo? È successo che una settimana dopo che era andato in saldo il color lavanda, è andato in saldo poi il suo omonimo, cioè l'altro colore che avevano messo fuori la scorsa estate insieme a lavender, che è, mi pare, come si chiama? Sorbet. Ed è questo colore qui. Bellissimo, cioè in foto non rende, ma è davvero, cioè, davvero bellissimo. Adesso voi qua vedete un color neon, ma in foto loro lo facevano apparire più un color pastello, però in realtà è un color neon. Bellissimo, cioè per me questo su un cavallo grigio spacca veramente, ma anche su un baio, su tutti in realtà. Sì, su un baio ci sta la dire. Forse non lo metterei su un sauro, sì, ma sul sauro no. Sul sauro io metterei più un verdone, un bordeaux, un blu scuro, però non sì. questi colori qua caldi, perché ovviamente essendo cavallo che ha un... colore del cavallo, esatto. Però sui cavalli, sugli altri tipi di cavalli, grigi, palomini, tutti, secondo me... Sul nero può portare tutti. Cioè, portare sì, immagino tutti. Un colore così evidenziatore, che bello. È bellissimo. E poi sembra quasi più peluscioso degli sì, altri. Boh, la mia impressione, magari la stoffa che è diversa, non lo so. Comunque sembra più. Hanno sempre questa sorta di velluto, no? Sembra vellutata. Ma in realtà questo qua sembra più pelosino. Però è carino. Sempre large, sempre con la rifinitura qui in ecopelle. Magari ve lo tiro fuori così lo vediamo bene. Eccolo qui. Ta-da-da-da! Bellissimo. Bello. Amo e adoro. Cosa poteva andare insieme a tutto sella? Beh, ormai. Che domande. Se mi conoscete, sapete qual è la mia malattia. Ragazzi, è così, io compro la roba dei cavalli, non mi compro i vestiti per me, è così. La cuffiettina che mi è abbinata, bellissima, neon, però col dettaglio verde oliva, perché da quell'estate lì praticamente hanno cominciato a fare dei colori insieme, per esempio il lavanda, il grigio e il, come si chiama, sorbet e verde oliva, infatti anche le magliette abbinate a questi colori qua avevano sempre entrambi i colori. Molto molto bellina, sempre large, la Beloschi sta bellissimo questa. E per non farcelo mancare ho preso anche le fasce coordinate a sottosella, vedete, no? Che sono uguali. Colori bellissimi. Comunque la telecamera lo fa vedere molto più evidenziatore, in realtà è un po' più... Sì. Cioè nella telecamera vedi che è molto più evidenziatore rispetto che nella realtà. Però posso dire, non ce lo vedo bellissimo questo colore lì. Cioè, non lo so. Sì, l'avrei fatto nero io, però è per farlo diverso, secondo me. No, sicuro, fatto. Sicuro. Però a me non dispiace, ti dico la verità, anche perché ho anche delle maglie verde oliva, per cui eventualmente potrei mettere la maglia verde oliva. Anche se io non sono un amante forse di quel colore. Ah, beh, allora no. No, perché io c'ho anche sottosella verde oliva che ho preso tempo fa, vi metto l'haul qua, mi pare a Natale l'anno scorso. Che è esattamente questo colore qua. Beh, a me piace un sacco il verde oliva, bellissimo. E verde, a me piace il verde bosco, verde militare. E quindi questo è tutto. No, non è tutto. Non è tutto? Non abbiamo finito? No. Ecco. Maglietta, una cosa che ho preso per me, una. C'era questa maglietta da concorso appunto in offerta. E l'ho presa con il senno di poi forse tornare in gara, chi lo sa. Comunque io ho solamente una maglia da concorso e questo non va assolutamente bene, perché non è che posso mettere la maglia tutti e due giorni. Devo avere una maglia e una maglia, per cui ho l'altra che è bianca e questa che è blu, che è perfetta. Bianca e grigia l'altra, mi sa. Che l'ho presa, bianca e grigia dell'Aztec Diamond, che è un'altra marca che ho, bellissima, i vestiti. E poi dimmi come indossa, perché tu dicevi che forse indossavano un po' larghe queste. Adesso vediamo, la proveremo, poi vedremo. Anche me la provo, possiamo dire. Anzi, magari la provo adesso. Ecco, la maglia veste in questo modo. È strafiga comunque, se bella, vedete. Bella. Se non la lascio fino in fondo perché mi dà fastidio. Però è strabella. Bella. Cade anche abbastanza bene. Cioè, ma non è aderente. Stretta. È aderente, ma non è stretta. Figa. Bella, spacca. La tengo per tutto l'anno. E
avete visto sicuramente qualcosa adesso. Ho fatto un altro danno mentre ho preso sempre il sottosella sorbet. Ho detto, beh, perché non spendere altri soldi? Perché non spendere altri soldi? No, non è stato quello che ho detto. Cavolo, lo voglio da troppo tempo, mi devo decidere a prenderlo perché se no, cioè, non lo prendo più. Quest'altro di Loire ho preso. Questo è Peacock, che è un verde petrolio, bellissimo. Cioè, ragazzi, bello, spacca bello. Veramente. È un colore che mi pare abbia già 2 anni, però l'hanno tolto dalla sezione Luxury per farlo nella versione Loire. E ti devo dire che nella versione Loire è molto più acceso rispetto all'altro. L'altro era un pochino più scuro, più spento. E niente, mi piace molto di più così. Bello. Cioè, non c'è niente da fare. Adesso lo tiro fuori, tanto l'avevo già aperto, quindi c'è qualcosa nell'occhio. Qua, placchettina come al solito. E come si chiama? Questa cosa qua. Per il protezione anti-rub, anti-sfregamento. Sempre il solito. Copelle. E comunque di sotto mi pare che siano più o meno tutti uguali. Sempre di cose. Sì, di sono la parte di sotto sono uguali. E sono tutti quanti sotto sella fatti con il cotone fatto di bambù. Non cioè, sì. Non è cotone normale, è un pochino più morbido. Più lussuoso. Ultima cosa, ma non meno importante, ho preso in abbinato ovviamente le fasce. Vabbè. Ovvio, no? Ovvissimo. Non c'è perché? No, perché se no spendevo troppo i soldi. Quanto costava? Costava 34-35 euro. No, 40 euro per una buona. Va bene, tanto io poi alla fine metto sempre il sottosella le fasce. Quello è l'importante. Certo, poi se certo. La cuffietta è più da salve. No, la posso mettere perché comunque d'estate serve in effetti. Però la prendo se trovo le cose in saldo. Cioè, cioè non la prendo sì, se no, hai capito. Anche questa se io non era in saldo e la maglia non. Poi un'altra cosa che invece ho venduto io a Barbara, perché ho fatto un po' di decluttering di roba da cavallo, però è praticamente nuovo, sempre di Lemieux. Sì. Cioè dei cosi arancioni che non so. Sì, che forse hai lavato qualcosa di. Non lo so, però secondo me è un pezzo di carta. Sottosella bianco da salto. Da con gara. Cui ho fatto da gara, con cui ho fatto una gara sola e niente, io l'ho venduta a lei perché infatti, insomma, vedete non che me ne faccio niente. Vedete, non ha le copelle ancora, ma è ottimo. Però è ottimo perché è di quelli che hanno i buchi, cioè era una serie che facevano col mesh e questo sottosella se tu soffi attraverso passa l'aria, quindi è veramente fantastico. Top. Io purtroppo di questi non ne ho la versione da dressage, ho preso solamente da salto perché... C'è stato un periodo che saltavo e prendevo questi. Invece, in realtà dovrei prenderne anche uno, la dressage. E quindi così, niente, abbiamo finito l'haul, vi abbiamo fatto vedere tutto quanto quello che abbiamo preso. Sono molto emozionata perché spero di usarli tutti e nell'estate fare moltissime foto, anche da mettere su Instagram. Perché ultimamente con la quarantena non è mai venuto nessuno a fare foto, quindi sono un po' a corto di idee. E niente, noi ci lasciamo qui, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi anche le prossime uscite di video e spero che prossimamente ci sia qualche gara. Io ragazzi lo spero veramente perché non vedo l'ora di ritornare operativa, anche perché la Bella ha fatto un sacco di progressi, lo vedrete poi nei video man mano che vi metterò. Io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.